c'è un nesso, una continuità, diciamo, tra gli stereotipi, non solo per le donne, ma oggi parliamo delle donne, stereotipi, discriminazione, discorso di odio, su fino alla violenza vera e propria in termini anche fisici. Questo si chiama la piramide dell'odio, che è oggetto di analisi e anche di attenzione anche a livello europeo. C'è stata anche in Italia una commissione di studio che ha pubblicato un rapporto, una commissione istituita dalla Presidente della Camera Boldrini, appunto sui fenomeni dell'intolleranza e dell'odio nel campo del sessismo, del razzismo, della xenofobia. E per quanto riguarda le donne, quello che ho cercato di dire nel mio intervento è che c'è un nesso, c'è un legame tra considerare gli uomini come i maggiori responsabili nel bene e nel male del procacciamento del reddito per la famiglia, e quindi delle donne come meno legittimate in caso di bisogno, e considerare le donne come più adatte alla cura e gli uomini meno adatti. Quindi nel considerare uomini e donne come rigidamente diversi per competenze, capacità dentro o fuori la famiglia, le discriminazioni che poi uno trova nel mercato del lavoro e in altri settori, perché è una donna piuttosto che un altro gruppo stereotipizzato, fino all'atteggiamento dell'odio e dell'aggressività. A questo io ho aggiunto che le donne, oltre a essere dentro a questo percorso come oggetto di violenza, sono anche poi dentro a un altro percorso come oggetto di violenza, ovvero che sono considerate, sempre in base agli stereotipi, come a disposizione del desiderio, a disposizione anche dell'irritazione, cioè in quanto subalterne, in quanto meno dotate di valore. Non a caso la maggioranza delle violenze per le donne avviene in famiglia piuttosto che fuori da famiglia, anche se non va sottovalutato la violenza fuori famiglia. Allora, per quanto riguarda le aggressioni, le molestie di cui le donne sono destinatarie sui luoghi di lavoro, emerge che un po' più dell'8% delle donne occupate è oggetto di molestie o di ricatti sessuali sul posto di lavoro, il che significa che lo stereotipo per cui una donna non è il suo posto stare nel mercato del lavoro, o che una donna è innanzitutto un oggetto sessuale, fa sì che quando poi sta nel mercato del lavoro non solo sia discriminata in termini di percorsi di carriera, di stipendio. Nel privato le donne prendono il 20% in meno dei loro colleghi a parità di mansioni, ma anche proprio sia oggetto direttamente di molestie sessuali in quanto donna, o di ricatto sessuale in quanto donna.